Ciao Maria, come stai? Ciao Max, tutto bene? Tu come stai? Tutto bene, tu anche quando non puoi essere proprio fisicamente presente, comunque ci sei. Non abbandono questi schermi, è proprio il caso di dirlo. Sì. Le onde sonore ti piacciono proprio, insomma. Mi sono presa una pausa dalla città, diciamo, ma non da voi. Questo è fondamentale, dai. Ma tra l'altro, insomma, spulciando hai trovato una notizia veramente interessante e Sì, che ci ha perché molto incuriosito, vero? ormai mi diverto a cercare cose da proporvi, come questa non è una novità, e ho trovato un bar di cui vogliamo parlarvi, perché appunto proprio diciamo, la nascita di questo bar è collegata a qualcosa di diverso dal solito, di innovativo. È un bar inclusivo, in pratica, vero? Esatto, sì. E noi facciamo dell'inclusione il nostro slogan, si può dire. E quindi ho detto perché non proporre anche un momento di intrattenimento, un momento di relax come qualcosa di inclusivo. E mi è saltato all'occhio questo bar di cui appunto abbiamo gran voglia di parlarvi. Fatti presto, mi sa che ci trasferiremo lì tutti quanti, Esatto, ci vabbè. andremo, sì. Comunque devo dire che sto diventando sempre più culinaria la nostra vita, Sì. non a caso, ecco. Allora, sono venuti a trovarci qua in studio, due dei protagonisti, diciamo, di questa attività, possiamo dire così. Il bar si chiama Calopsia. E loro sono Lillo e Marilyn. E c'è una particolarità perché, insomma, Lillo è una persona non udente, però, insomma, con tante altre caratteristiche. E adesso le andremo un po' a scoprire. Ti va, Maria? Sono tutto orecchi. Allora, io mi rivolgo a Lillo, però Marilyn gli presterà la voce, e volevo sapere questo. Come è nata l'idea di questa iniziativa, di questo bar? Praticamente questo bar è nato già da 2 anni fa, dal 12 febbraio di questo mese, praticamente è stato l'anniversario di 2 anni. E quando abbiamo aperto questo bar avevamo l'obiettivo di diffondere la lingua dei segni, perché essendo io sordo, tante persone vedo che immaginano i sordi come se non fossero in grado di affrontare, diciamo, questa situazione. E lui, il suo obiettivo è proprio di diffondere che lui può essere in grado di gestire un'attività da solo. E non è vero che non sono in grado, ci sono tantissime altre diversità, noi abbiamo rappresentato questa. Per questo adesso io con mia sorella abbiamo aperto questo bar con la priorità appunto di diffondere la lingua dei segni e di sensibilizzare le persone su questo argomento. Quindi, insomma, quale migliore luogo dove poter sperimentare le relazioni sociali se non il bar? È vero? Sicuramente è un luogo che da sempre è emblema, diciamo, di relazione. Infatti prima non ho voluto dire subito, ho lasciato che tu, Max, dicessi proprio la particolarità del ragazzo, proprio per dire, proprio per testimoniare che questa non era la cosa principale da sapere. La cosa più bella da sapere era che in questo bar c'è cioè, appunto vige un'unica regola che è proprio quella dell'inclusione e della conoscenza di un qualcosa che ancora conosciamo poco e che dovremmo conoscere molto di più per essere sempre più inclusivi e aperti al mondo delle particolarità. Ecco, tu avevi una curiosità, vero Maria? Sì, volevo chiedere in particolare com'era, come vi è sembrato appunto in questi 2 anni che sono pochi, ma comunque avete iniziato a rodare la situazione. Com'è la clientela nei confronti di questa novità assolutamente positiva?
E praticamente i clienti vengono al nostro locale e si meravigliano della comunicazione diversa, perché sono abituati a comunicare con il vocale. Quindi appena sentono, appena vedono che lui non cioè lui riesce a parlare ovviamente, però lui vorrebbe dare un impatto alla persona abituata appunto a entrare in un locale e parlare, invece a sviluppare più la vista ed essere più diciamo visivo, perché con la lingua dei segni bisogna essere molto molto visivo. E praticamente noi cerchiamo anche di dare tipo questo vantaggio praticamente agli utenti, che con la lingua dei segni, anche se c'è una finestra che è chiusa, noi con la voce troviamo difficoltà a farci capire, perché appunto la finestra essendo chiusa non sentiamo il vocale del suono, insomma, e con la lingua dei segni invece possiamo parlare tranquillamente senza avere nessuna difficoltà. Sono dei piccoli vantaggi che con la lingua vocale magari non ci accorgiamo che esistano questi vantaggi. E quindi quando spieghiamo questo ai nostri clienti, loro rimangono sempre sbalorditi, dicono: ah, è vero, non ci avevo pensato. E quando le persone iniziano ad affrontarlo, cioè ad affrontare mio fratello appunto al bar, certe volte si bloccano, e con una o due volte che appunto frequentano il nostro locale iniziano poco a poco a riuscire a parlare con lui senza problemi, perché comunque mio fratello è molto flessibile, parla con la lingua dei segni, e se non riescono totalmente a capirlo, lui si sforza e inizia a parlare con la lingua vocale, ma sempre accompagnandolo con la lingua dei segni, così rimane d'impatto alla persona che lui la sua vera lingua è la lingua dei segni. E se tu sei benvenuta al nostro locale, vorremmo che tu un minimo capissi che sto facendo segno che va bene. Sì, che capissi che comunque la lingua dei segni è importante in questo luogo. Ecco. Ecco, un po' c'è un filo rosso, potremmo dire, con quello che vogliamo trasmettere attraverso anche quelle che sono oggi le vostre parole. Cioè, la comunicazione, il linguaggio passa attraverso anche cose gestuali. Il non verbale è molto importante, e conoscere l'altro è fondamentale. Si conosce l'altro in tanti modi, non solo attraverso il linguaggio. Come lo intendiamo comunemente noi siamo portati, dobbiamo essere portati a conoscere l'altro, e la logica proprio di questo bar, che è una logica dialogica, mi sembra, di scambio reciproco di opportunità, è fondamentale e fenomenale, insomma. È proprio così, cioè è una cosa esatta questa. Appunto tante persone pensano che tipo la lingua dei segni è un metodo di comunicazione con praticamente è un metodo di comunicazione come se fosse quella verbale, però la lingua dei segni è collegata al corpo, alle espressioni, quindi all'istinto, cioè nel senso non puoi nascondere le emozioni, o comunque non puoi fingere, perché appunto il tuo corpo con i sordi parla completamente. Invece con noi, con la nostra voce, non riusciamo a comunicare, magari se non siamo d'accordo e facciamo finta di essere d'accordo. Invece con la lingua dei segni è comunque tutto è incluso, fisico, espressioni, movimenti, qualsiasi cosa, e si accorgono subito se non è vero o vero. Cioè sono cose molto particolari all'interno della lingua dei segni che magari nessuno ci fa caso. Però ci sono questi piccoli dettagli. Questa è anche una cosa importantissima, perché si ritorna un attimo al recupero delle emozioni che le stiamo perdendo un po', nel senso verbale e non verbale, a prescindere si sta perdendo molto la capacità di sentire l'altro, e questo ce lo testimonia, insomma. Sentire l'altro non solo con le orecchie, ma con le emozioni, con il cuore, verrebbe da dire. Esatto. Sì. Io avrei una curiosità: vi è capitato che qualcuno abbia iniziato ad imparare la lingua dei segni conoscendo voi? Sì, sì, assolutamente sì. E poi automaticamente sono più le persone che appunto non hanno mai visto, diciamo, la lingua dei segni e l'hanno scoperto molto dopo,
Poi da soli, senza che noi gli abbiamo dato informazioni o comunque abbiamo cercato di convincerle, niente. Cioè, da quando abbiamo aperto il locale ci sono anche inseriti 10 persone sorde, però che loro non usano la lingua dei segni. E, ad esempio, loro avevano molte difficoltà ad affrontare la vita sociale perché usavano appunto la voce invece che le mani per parlare. Quindi ci sono stati dei ragazzi che erano proprio, passatemi il termine, però non proprio così, diciamo un po' ignoranti su questa materia. E quando hanno affrontato questa situazione, hanno iniziato a sentirsi più a loro agio, a inserirsi nel loro mondo, ma così vale anche per le persone udenti, non solo non udenti. Mio fratello praticamente dice che dopo 4-5 mesi hanno totalmente inserito la lingua dei segni all'interno di loro e hanno iniziato a parlare benissimo, perché loro si sono sforzati in 20 anni magari in logopedia, o comunque hanno affrontato molte situazioni dove si sono sentiti, diciamo, un pesce fuor d'acqua, e loro già da 5 mesi hanno iniziato a parlare anche meglio di noi, che noi lo parliamo da quando siamo nati, capito? E quindi per il fatto che dai 5 sensi ne rimangono solo 4, lì iniziamo a capire e a sviluppare altri sensi molto di più di quello che di chi ne ha 5 totali. Cioè, molto particolare come discorso, insomma. Sì. Noi adesso facciamo una pausa musicale e dopo riprenderemo magari proprio da qui, che era una bella curiosità, insomma. Salvami tu.
Eccoci qua, siamo tornati Maria. Ci siamo un po' emozionati con questo brano di Francesca Michielin che si intitola Nei tuoi occhi. Insomma, tante volte magari guardarsi negli occhi è un modo per comunicare che va molto oltre le parole, è vero Maria? Supera ogni linguaggio e non conosce nessuna limitazione, veramente. Dovremmo un attimo ritornare a pensare questo genere di cose. Secondo me succederebbero Eh sì, molte meno cose negative al mondo, perché quello. sai che a me è venuta in mente un'altra curiosità nel frattempo? Lo sai che sono curioso, sì. Wow, oggi sei molto attivo, diciamo. Vedi? Sì. Fai assolutamente bene, insomma, con questo bel tema, come non farsi venire in mente cose da chiedere. Eh sì, i nostri due amici, Lillo e Marilyn, che tra l'altro diciamolo sono fratelli, hanno chiamato il bar Calopsia. E io volevo chiedere, da buon, come dire, amante anche della lingua greca, che come mai questo nome? E in realtà insieme io con mia sorella abbiamo scelto questo nome ed è stato molto difficile perché questo locale, cioè noi vogliamo che praticamente il tema del nostro locale si collegava con il tema del nome del locale, perché la lingua dei segni è una lingua visiva, quindi le parole ho molte difficoltà a trovarle. E tutto quanto, quindi mia sorella ha fatto delle ricerche e ha trovato questa parola che dà un grande messaggio. E praticamente questa parola significa illusione di percepire le cose più belle di quanto sono realmente. Perché ogni persona, quando vede qualcosa, ha qualsiasi interpretazione, mille interpretazioni quando vede qualcosa. Ad esempio, c'è un esempio che praticamente abbiamo visto grazie alla ricerca di questa parola, che c'è una finestra dove c'è una grata di ferro che ti dà un limite di uscire fuori, però quando guardi giù vedi il fiume, quindi è un'illusione, cioè vedendo questa finestra, diciamo, ridotta, affacciandoti un pochino, vedi il bello che c'è. Quindi l'illusione è sempre, cioè la bellezza è sempre un'illusione, nel senso sia negativo che positivo. Quindi è un affronto della vita quotidiana questa. Ah, che bello. Eh sì, ma avevo un po' intuito perché, come ho detto prima, ho studiato un po' greco io e quindi avevo capito che aveva a che fare con il vedere la bellezza, questa parola. Devo dire che questa l'interpretazione mi ha davvero colpito, perché io personalmente amo un'altra parola, che è la parola oltre, che mi trovo moltissimo a dire durante il giorno nei miei discorsi, che un po' si connette a questo discorso, cioè di vedere la bellezza appunto oltre le cose che apparentemente sono ricche anche di ostacoli e di difficoltà. E quanto è importante andare oltre per voi due? Per entrambi, domanda. Sì, è molto molto importante per noi andare oltre le barriere, oltre diciamo, il visivo, perché la gente si ferma già al primo sguardo, alla prima difficoltà, come appunto vediamo gente che ha difficoltà di affrontare una persona sorda e magari si limita e decide di non voler parlare o di non voler, diciamo, vergognare. Cioè, essere, diciamo, messo in difficoltà con la lingua, non sapendo la lingua dei segni. Quindi si va sempre, per noi, si va sempre oltre la barriera che c'è, che ci hanno imposto, perché comunque le persone hanno il socializzare all'interno, cioè proprio viene spontaneo. E certe volte però c'è questa barriera che appunto affrontano, come noi affrontiamo, come mio fratello soprattutto affronta nella vita quotidiana. Quindi le barriere, diciamo che sono un po' un limite per Eh tutti sì, quanti. per voi che venite dalla Sicilia, giusto? Da dove esattamente? Agrigento, proprio Agrigento, che Agrigento, sì. bella, è bella, bellissima.
Com'è stato l'impatto con l'Abruzzo? La regione Abruzzo praticamente è piena di natura rispetto ad altre regioni. Ci sono le montagne, il mare, ci sono i laghi, sono cose che sono proprio belle. Quindi anche la cultura è molto bella, perché lui si trova molto bene qui. Anche le persone sono educate, c'hanno anche la mentalità un po' più aperta rispetto magari in altri luoghi, però hanno un po' di mancanza di affrontare, appunto, ad esempio non ci sono tante persone che appunto sanno la lingua dei segni, cose così, ma giustamente come tanti altri posti. Quindi lui comunque si trova bene, ha trovato sempre persone rispettabili ed è molto felice di restare in questo, cioè restare soprattutto qua a Pescara. Sì, quindi insomma, Maria, oggi abbiamo raccontato veramente una bella storia e ci auguriamo di seguire questi nostri amici anche in futuro, vero? Una storia assolutamente attuale, una storia che cerca il cambiamento e azioni concrete in effettività. E questo è proprio quello che mi ha colpito quando ho letto questa notizia. Cioè, il cambiamento deve muoversi anche attraverso la nostra forza di volontà, la voglia reale di cambiare, e comunque non di cambiare per forza, ma di portare una ventata di cose nuove, di aspettative nuove, di opportunità nuove, da cui tutti possono cogliere qualcosa, perché appunto la vita è un viaggio e in questo viaggio incontriamo tante persone diverse con cui possiamo dialogare, e ogni persona può darci qualcosa di bello che noi non abbiamo ancora scoperto. Sì, allora io intanto voglio ricordare i nostri riferimenti per quelli che ci volessero scrivere, perché ce li ho io qui. Stavolta faccio io il balletto, Maria. Ti cedo l'onore con piacere. Vedi, però, cioè, torna a presto. Tornerò. Allora, chi ci vuole scrivere via mail può farlo a radiosperanza@diocesipescara.it. Poi se uno ci vuole telefonare c'è lo 085 69 02 27, SMS, WhatsApp. Vedi che mi sbaglio, lo vedi, ci vuoi tu? Vedi? Non è tutto preciso. No, vedi, posso migliorare, dai. SMS WhatsApp al 331 398 9698, e poi ci sono gli 87.6 MHz per ascoltarci con la radio, e poi tutte le varie piattaforme, TuneIn, Radio Garden, Radio Italiane, dove digitando Radio Speranza Pescara ci potete seguire anche online in streaming. E poi ci sono i vari social, a cominciare da Facebook digitando Radio Speranza, e poi digitando invece Radio Speranza Pescara, LinkedIn, YouTube e Instagram. Va bene? Dove su YouTube, tra l'altro, andiamo anche in podcast, vedi? Vedi che ho recuperato, dai. Siamo versati e hai fatto una descrizione perfetta, quindi hai recuperato ampiamente. Sì, noi andremo a trovare i nostri amici? Che dici? Magari lo racconteremo anche? Assolutamente, abbiamo un aperitivo inclusivo in sospeso, quando non ce lo facciamo ripetere, ecco. No, ci stanno invitando, ci stanno dicendo che dobbiamo proprio andare, quindi non possiamo esimere. Certo, noi saremo molto contenti, soprattutto se riusciamo anche a incontrarci, tutto quanto, anche i dettagli di una curiosità, di qualsiasi informazione vogliate avere, tutto quanto, noi vi diamo la possibilità appunto di scoprire questo mondo in un modo più bello possibile con noi. Allora, assolutamente. Allora, cara Maria, non resta che dire alla prossima, sì. Ciao a tutti. Ciao.